Siamo con Carmela Recigno, reduce da una splendida prestazione alle europee, che anche se purtroppo non l'ha vista come protagonista entrando in Parlamento, però ha avuto una buona performance per l'ingresso di Scarabeo in Fratelli d'Italia. Come vede questo ingresso e cosa può cambiare in Molise per Fratelli d'Italia? Fratelli d'Italia ha la grande ambizione di governare l'Italia e le regioni nei prossimi 20 anni e Giorgia Meloni recluta persone come Massimiliano Scarabeo che hanno quelle caratteristiche, cioè sono persone capaci, sono amministratori che hanno già dimostrato di amministrare per la propria terra, per il proprio territorio e soprattutto che hanno consensi puliti e quindi noi siamo contentissimi di accogliere Massimiliano nella nostra famiglia e siamo certi che con le sue capacità e con le linee, le direttive del partito in Molise si potrà fare tanto. Io come dirigente nazionale del Dipartimento Sanità sono particolarmente attenta a questa terra perché la sanità vive un momento di emergenza, di crisi in questo momento e quindi abbiamo un programma che ci differenzierà molto dai nostri alleati di destra perché noi siamo per una sanità che sia una sanità uguale e non uguale nelle prestazioni in tutte le regioni, perché il nostro sistema sanitario nazionale è un sistema che si basa proprio sull'uguaglianza del servizio erogato. Cosa che ultimamente purtroppo non accade o accade sempre più raramente. E quindi saremo molto attenti su questo territorio, soprattutto per le problematiche che riguardano la sanità. Fratelli d'Italia cresce a livello nazionale e quasi cannibalizza Forza Italia. Può diventare per le prossime elezioni il l'ago della bilancia del centrodestra? Fratelli d'Italia è la seconda gamba del centrodestra. Dopo la Lega ci siamo noi e quindi siamo certi, d'altronde il risultato dell'europeo lo ha dimostrato, quindi siamo certi che andremo al governo, alle prossime elezioni politiche, andremo al governo e potremo finalmente governare e fare le cose di destra che Salvini purtroppo con il 5 Stelle non ha potuto fare. A proposito di sanità, il ministro Speranza ha proposto di aumentare i ticket per le persone più facoltose per pagare le spese sanitarie. Lei è d'accordo con questa idea oppure ci sono altre soluzioni che possono migliorare la nostra sanità? No, io non sono d'accordo con questa idea, sono sicuramente d'accordo con l'idea di dover mettere in atto delle politiche sanitarie tese a ridurre questa disparità sia di ticket tra cittadini di varie regioni sia di qualità di assistenza, per cui noi dobbiamo, e su questo Giorgia e il Dipartimento Sanità ci sta lavorando in modo molto serrato, dobbiamo lanciare una proposta che sia una proposta di abolizione di quel decreto Balduzzi, che è un decreto di sinistra votato ai tempi del governo Monti, che ha con dati alla mano dimostrato di aver fallito nel suo intento e quindi ha peggiorato la qualità assistenziale, ha peggiorato i livelli di assistenza di un sistema sanitario nazionale che ci invidiano tutti perché è fondato su tre principi fondamentali che sono l'uguaglianza dell'assistenza e la garanzia dei livelli minimi di assistenza. Allora, siamo con Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia per il Molise, oggi qui alla conferenza stampa dell'ingresso di Massimiliano Scarabeo in Fratelli d'Italia. Cosa comporterà questo ingresso di Scarabeo in Fratelli d'Italia? Sicuramente la crescita del partito, noi abbiamo accolto come dirigenti regionali in accordo con quelli nazionali, abbiamo accolto il ritorno di Massimiliano Scarabeo. Massimiliano Scarabeo in gioventù apparteneva alla destra, ad Alleanza Nazionale, poi le vicende politiche lo hanno un po' allontanato per qualche tempo, oggi ritorna, siamo tutti contenti e sicuramente contribuirà alla crescita del partito e contribuirà soprattutto insieme a Quintino Pallante, l'altro consigliere regionale, ad una proposta, un sostegno politico maggiore al governo Toma. E appunto, ora cosa cambierà in regione e se nell'eventuale rimpasto, se mai ci dovesse essere, siete pronti anche a entrare in giunta? No, vabbè, l'adesione di Massimiliano Scarabeo non comporta un rimpasto di giunta, un azzeramento, queste cose spettano e sono del presidente Toma.
Noi speriamo, ma l'abbiamo sempre detto dall'inizio, che la presenza di Fratelli d'Italia in giunta sarebbe auspicabile per incidere maggiormente sulle scelte strategiche politico-istituzionali che si andranno a fare. Sì, sicuramente la storia politica di Massimiliano inizia a destra in Alleanza Nazionale, questo si potrebbe definire un ritorno, ma in realtà ormai è oltre un anno che il consigliere regionale Scarabeo sostiene Fratelli d'Italia, ci è vicino, peraltro con me c'è un'antica amicizia anche personale, ma insomma al di là dei rapporti personali è una persona di qualità, stimata in tutto il Molise, capace innanzitutto di dare risposte al territorio, di rappresentare bene il popolo, ed è questo che ha convinto Fratelli d'Italia a volerlo tra le sue fila. Oggi ci fa piacere che formalizza in maniera chiara questa sua appartenenza e si inizia anche un percorso importante per dare un contributo anche programmatico a questa amministrazione regionale. Beh, insomma, sicuramente dal punto di vista del progetto politico non si poteva già fare a meno prima di Fratelli d'Italia. La presenza della destra nel centrodestra, nella coalizione di centrodestra, rappresenta un elemento sostanziale, ma oggi c'è un'attrazione sovranista per certi versi, ma noi riteniamo che l'ala patriottica rappresentata da Fratelli d'Italia sia fondamentale. Ci fa piacere che oggi quasi il 10% degli italiani ci colloca stabilmente come quarta forza politica e l'unica in espansione e in crescita a livello nazionale.